libro della Sapienza, come gli altri libri sapienziali della Bibbia, ci invita a metterci davanti a Dio per gustarne la bellezza e coglierne la profondità, entrando in un dialogo diretto e personale con Lui. Ecco che cosa ascoltiamo. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Si rimane meravigliati dinanzi a questa premura, previdenza e provvidenza di Dio. Dio ha cura. Dio si prende cura, Lui il Creatore, di tutte le cose, al punto che, continua il testo sapienziale, tu non devi difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Non possiamo indirizzare a te un'accusa così grave. Tu non sei un giudice ingiusto, anche quando non lo capiamo, perché tu ti prendi cura, sei accanto, vicino a tutte le cose. È ribadito. Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. Il sapiente si guarda attorno, legge la storia con i suoi chiaroscuri e coglie, anche nelle zone più legate all'esperienza negativa del male, un rimando alla grandezza di Dio, che semmai non si capisce. Ma tu governi tutto con giustizia, consideri incompatibile con la tua potenza condannare chi non merita il castigo. Dio non condanna chi non merita e questo castigo. Dio non esprime un giudizio negativo nei confronti dei suoi figli se sono in cammino verso di lui e la sua giustizia. Insiste il sapiente, la tua forza infatti è il principio della giustizia. La giustizia di Dio è legata alla forza, ma è una forza che non schiaccia, che non opprime. Tu, il fatto che tu sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti. Bellissimo. Sì, sei il padrone, sei il Signore, tutto è nelle tue mani, ma questo non ti pone nei confronti delle cose, degli uomini, come il dominatore, il despota. Tu sei indulgente. È bellissimo e ci commuove. Sei indulgente. La forza di Dio come viene fuori? La mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere. Te agisci, non accetti il male con indifferenza, rigetti l'insolenza di coloro che pure la conoscono. Sei chiaro, netto, non perché ti vuoi mettere contro di noi, ma perché non puoi cedere al compromesso. Questo ci dà serenità, fiducia, speranza. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza. Insiste il sapiente, a quanto abbiamo bisogno di questa sapienza. Tu giudichi con mitezza. Gesù dirà, beati i miti, perché erediteranno il regno di Dio, perché parteciperanno di questa potenza del Signore. Tu ci governi, lo ripete, con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Il potere di Dio è esercitato nella misteriosa, arcana liberalità del Signore con grande indulgenza. In tal modo, con questo tuo modo di agire, hai insegnato anche al popolo. C'è un insegnamento anche per noi, non contempliamo solo lo stile di Dio, ma ne ricaviamo una indicazione preziosa anche per noi, suo popolo, che dobbiamo rassomigliare a Lui. Il giusto deve amare gli uomini. Si è giusti se si ama, non se si rispetta una regola. Hai dato ai tuoi figli, questa è la conclusione che ci fa respirare a pieni polmoni, la buona speranza. Ecco, la speranza, l'amore per gli altri e la speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Dio guarda lontano, non si ferma all'immediato, dà sempre una possibilità perché sa che noi possiamo cambiare, ritornare, riprendere il cammino. Concede sempre il pentimento dopo il peccato, aspetta, accompagna, affiducia. La nostra speranza è fondata tutta nella potenza del suo amore.